Michael Capati, il debutto stagionale in uno scenario unico, quello del Piazzale Michelangelo. Oggi una gara difficile, resa ancora più impegnativa dalla pioggia. Sì, sicuramente sarà una gara molto insidiosa e dovremo sicuramente stare attenti perché ci saranno molte cadute. Il freddo, l'acqua, quindi dobbiamo anche stare attenti ad alimentarsi, a bere. Manuel Todaro inizia la stagione 2016, una gara prestigiosa, un tempo inclemente, uno scenario unico. Sì, decisamente, anche, ma detto sinceramente mi spiace per il panorama che non si vede bene un po' per la giornata di oggi, però niente, vedremo di divertirci un po' in gara oggi, essendo la prima gara vedremo un po' come andrà, vedremo un po' anche gli altri come si comporteranno e per capire giusto in che condizione sono. Umberto Zini, oggi gara di apertura, un tempo davvero difficile quest'oggi. Sì, oggi è prima gara stagionale, il tempo non è dei migliori, sta piovendo ed è abbastanza freddo. Noi partiamo con la convinzione di far bene, ci siamo allenati molto bene quest'inverno e il tempo non ci dovrà fermare. Eugenio Gianni, finalmente questa corsa allo spazio che si merita a Firenze, uno scenario unico oggi ad accogliere i corridori. Del resto a Firenze il ciclismo ha un'importanza fondamentale, perché se guardiamo la storia del ciclismo è qui che è stata fatta la prima gara in assoluto, 2 febbraio 1870, Firenze era capitale, il piazzale Michelangelo veniva inaugurato in quei giorni, da Firenze a Pistoia e ancora oggi sul sito della Federazione Ciclistica la prima gara in assoluto. E poi qua vi è nato Bartali a poche centinaia di metri da qua, Gastone Nencini era l'eroe negli anni 60, fino ai campioni dei nostri giorni, e quindi io ritengo che Firenze non potesse essere priva di una corsa. Ci ha pensato Maltinti, ci ha pensato colui che sta portando davvero avanti il segno del ciclismo nell'area fiorentina da Firenze a Empoli, e questa gara è la gara che più di ogni altra esalta il rapporto fra Firenze e Empoli, queste due città che fanno di questo territorio un po' la capitale dello sport, così come ci è stato detto nel Sole 24 Ore, una bella statistica l'anno scorso. Io penso che questa gara, quindi, oggi che per la prima volta parte alla grande da Firenze, perché finora partiva in località periferiche, oggi parte dal piazzale Michelangelo, viva un salto di qualità e viva l'incontro fra il ciclismo, la cultura e uno sforzo per promuovere attraverso lo sport tutto il territorio. Il gruppo schierato a Piazzale Michelangelo per la partenza della Firenze-Empoli. Prima del via un riconoscimento da parte di Renzo Maltinti al responsabile della SIDI, è arrivato anche il presidente Renato Di Rocco a dare il via assieme agli assessori allo sport del comune di Firenze, del comune di Empoli e al presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Gianni. Partita ufficialmente quindi questa edizione 2016 della Firenze-Empoli, una classica che ogni anno apre il calendario per quanto riguarda la categoria dilettantistica in Toscana. L'azione che caratterizza buona parte della gara è quella formata dal terzetto composto da Bottura, Zilio e Padun. Sono stati Bottura e Zilio i primi ad allungare in questa azione, dopo pochi chilometri dal via, appena 6 km dopo la partenza, e poi si è riportato il corridore Marc Padun sulla testa della corsa. E adesso sono in tre al comando, un'azione molto interessante perché ci avviamo alle fasi conclusive della gara, una gara che è stata segnata dal maltempo, una pioggia battente che ha caratterizzato tutte le fasi di corsa. Siamo al suono della campana. Dopo essere rientrato sulla testa della corsa, Marc Padun del team Colpack procede tutto solo al comando. Inizia l'ultimo giro per il forte corridore del team Colpack, che adesso prova quindi la soluzione solitaria. Alle sue spalle vedete ancora un atleta della Zalf Euromobil, Desiré Fiora, che anticipa di pochissimo un gruppo che adesso è lanciato alla caccia del battistrada. Un vantaggio ancora considerevole però per l'alfiere del team Colpack, che adesso nei confronti della testa della corsa ha un vantaggio di un primo e 53. Inizia l'ultimo giro, una ventina di chilometri alla conclusione, ancora un'ascesa a Monterappoli e poi la finale con lo strappo delle casette che da sempre caratterizza con tanta incertezza il finale della Firenze-Empoli, gruppo che come vedete
si è notevolmente ridotto in composizione e adesso entriamo davvero nel vivo. Viene raggiunto Marc Padun proprio nel tratto in salita conclusivo, è lanciato lo sprint conclusivo sul traguardo con la maglia della Opla Petroli Firenze di Davide Ballerini, che conquista il successo davanti al compagno di squadra Vincenzo Albanese. Terza posizione per Nicola Bagioli della Zalf Euromobil Desiree Fiora, quarto è un bravissimo Marc Padun della team Colpac, quinto Andrea Vendrame della Zalf, sesto Nicolò Pacinotti della Opla Petroli Firenze, settimo Michele Corradini della Mastro Marco, ottava posizione per Rechita Simon della Altopac, nono è Emanuele Onesti e in decima posizione Marco Corra. Davide Ballerini, una vittoria per iniziare al meglio questa stagione che per te era già iniziata in maglia azzurra, una vittoria per iniziare al meglio l'avventura con questa nuova squadra. Certo, non c'era modo migliore per iniziarla, abbiamo fatto un grandissimo lavoro di squadra e abbiamo ottenuto questa grande vittoria. Era l'aspettativa principale per questo inizio di stagione e l'abbiamo centrata. Tu te la cavi sempre molto bene all'inizio di stagione e questa è ancora una conferma. Adesso cosa possiamo aspettarci nel 2016? Adesso ci manca la continuità, vedremo di fare il meglio possibile soprattutto già da domani e poi vediamo. Una dedica particolare va alla squadra? Certamente, alla squadra, agli sponsor, tutti coloro che ci danno possibilità di correre e alla mia famiglia.